Poco più di un mese, oltre 6.000 bambini di tutto il mondo saranno in Vaticano per incontrare Papa Francesco in Aula Nervi. Seguiamo Vania De Luca. Oggi, qui, accanto a me, potete vedere ci sono 5 bambini in rappresentanza dei 5 continenti. Non è la prima volta che Papa Francesco si affaccia alla finestra del Palazzo Apostolico in compagnia di alcuni bambini. Oggi lo ha fatto per annunciare un incontro con i bambini di tutto il mondo il prossimo 6 novembre in Vaticano sul tema Impariamo dai bambini e dalle bambine. Si tratta di un incontro per manifestare il sogno di tutti, tornare a avere sentimenti puri come i bambini, perché chi è come un bambino appartiene al regno di Dio. Speciale l'attenzione del Papa per i più piccoli. Spesso ha manifestato la sua commozione per le sofferenze di quelli ammalati o affamati o profughi, per quelli dell'Ucraina e delle zone di guerra. Oggi ha avuto parole di condanna per la corruzione e per l'ipocrisia, che a volte si cela, ha detto, anche dietro parvenze eleganti. Difetti degli adulti, non certo dei bambini. I bambini ci insegnano la limpidezza della relazione e l'accoglienza spontanea di chi è forestiero e il rispetto per tutto il creato. Cari bambini, a tutti voi vi aspetto per imparare anche io da voi.